A Ginosa la quarantena viene dedicata alla solidarietà. Un noto atelier ha deciso infatti di realizzare mascherine protettive in cotone. Più di 1000 sono state già prodotte per medici, Croce Rossa, Protezione Civile, anziani della casa famiglia di Ginosa e tanta gente comune che non è riuscita ancora a procurarsi questo strumento di protezione molto importante. Un'idea di Carmen Clemente, ribattezzata la stilista dal cuore d'oro. Le sue mascherine verranno distribuite gratuitamente anche e soprattutto ad anziani, persone sole o più esposte al virus. Per i bambini ci sono anche quelle realizzate con fantasie gioiose. Nel laboratorio ginosino è stata creata una vera e propria catena di montaggio a conduzione familiare, anche con un paio di sarte in regime di totale sicurezza per la realizzazione di mascherine in cotone al 100%, lavabili, un tessuto facilmente sterilizzabile a qualunque temperatura. In questo laboratorio la macchina da cucire dunque non si ferma un attimo per sfornare mascherine protettive. La notizia è virale e anche i farmacisti ne hanno fatto richiesta perché sono rimasti sprovvisti di questi ausili protettivi sempre più richiesti. E stiamo cercando di metterci a disposizione per quello che può essere la nostra esperienza a disposizione della comunità. Sono tutte mascherine fatte in cotone, made in Italy. Mai come questo momento l'orgoglio italiano e l'orgoglio di essere italiani, perché noi rappresentiamo un grande popolo e mai come questa volta. Noi vogliamo poter sostenere e dare disponibilità delle nostre competenze. Stiamo producendo più di 1000 mascherine da oltre 4 giorni ininterrottamente. Diciamo che comunque in tutto questo periodo ci fa piacere dare un piccolo contributo nella misura che possiamo.